La stella guarda o mare. I bambini guardano i palloni, che vanno a fare allenamento tutti e uno. Col occhio chiaro chiaro. Che sono nato umile. E noi teniamo una bancarella, mi chiedono in una banca. Si interroga si occorre. Aio! È colpa in un dolore. Se pochi innamorati. Tu l'hai voluto, ma sofferenza mia te l'hai cercato. In mezzo a tu sta me lo dimizzavi. M'era da vita, e senza di accia vivere. Quando si va bene figli, non si lascia una famiglia. Abracadabra, abracadabra. Oh, sì, salami, Sharon, eccola qua a voi, ve la presento. Per gli amanti del cinema italiano ci sono delle novità in arrivo, dei work in progress, a partire dal nuovo film di Gabriele Mainetti, che pare stia lavorando ad un progetto misterioso, nel senso che non se ne sa ancora una cippa, e sono appena iniziate le riprese, però so che sarà cosceneggiato insieme a Nicola Guaglianone, con cui già aveva collaborato per Lo chiamavano Gigrobò. Il film dovrebbe intitolarsi Freaks Out, però potrebbe essere provvisorio, e attualmente viene classificato come drammatico. Anche Matteo Rovere, dopo Veloce come il vento, tornerà presto con un nuovo film dal titolo Il primo re, una coproduzione italo-belga a sfondo storico, e nel cast vedremo Alessandro Borghi, Fabrizio Rongione ed Emilio De Marchi. Una particolarità del film è che verrà parlata una lingua ricostruita precedente al latino. Allora, ho destato la vostra curiosità? Presto vi darò maggiori dettagli su trama e date di uscite, quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, mi raccomando. Ciao da Valeria!